Grazie, ha facoltà ora per 1 minuto l'onorevole Toia. Se oggi c'è più attenzione per la drammatica violenza alle donne, i processi legislativi vanno troppo a rilento. Così è per la Convenzione di Istanbul, strumento prezioso, ma è una vergogna imperdonabile, fatta di inerzia e di distrazione, che troppi pochi paesi l'abbiano firmata e ancor meno l'abbiano ratificata. Dobbiamo reagire. Chiediamo, signor Commissario e Commissione tutta, che si prenda un'iniziativa forte per muovere gli Stati membri con tutta la capacità di indirizzo e di influenza che la Commissione ha. Signor Commissario, francamente, quello che lei ci ha detto è troppo poco e troppo debole. Mi rivolgo a lei, signor Commissario, troppo poco e troppo debole. Queste cose le sapevamo già. Noi chiediamo cosa si può fare per il futuro e cosa si può fare di più. Chiediamo che si aumentino i programmi e le disponibilità delle risorse per i servizi, chiediamo che l'Unione valuti l'opportunità di firmare a sua volta la Convenzione, chiediamo se non si debba decidere, come molte mie colleghe hanno chiesto di tutti i gruppi, di varare una direttiva specifica contro la violenza alle donne e per mettere tutti gli Stati membri in condizione di avere norme adeguate alla drammaticità del problema. Grazie. Grazie, senatore. C'è la parola. Grazie a lei, onorevole. Per 1 minuto ha facoltà l'onorevole Cashman. L'onorevole Toia ha ragione a parlare dello scandalo. Soltanto 2 Stati membri hanno finora ratificato la Convenzione. L'abbiamo sentito dire qui perché dobbiamo andare avanti.